qui e speriamo di non dover usare questo video. Esatto. Noi, ma tu spieghi che noi lo useremo. Per me sì, sarebbe una bella cosa che nel caso non potessi essere con voi, perché dovrei essere con la nazionale italiana a fare l'europeo in Armenia. Quindi noi te lo auguriamo, sì, chiaramente. Grazie. Sarebbe un grandissimo risultato. Sì, sì, sì. Sarebbe una bella cosa. E allora faremo vedere al pubblico del festival questo video. Sì. E noi abbiamo voluto fare un evento sulla realtà e sogni. E abbiamo pensato a te perché tu ti incarni molto i sogni di tanti giovani, no? Sì. Ci vuoi raccontare un po'? Allora, io ho iniziato a giocare fin da piccolo, vabbè, giocavo con mio nonno nel campeggio che ho in Val Savaranche e poi ho iniziato... L'unico posto in piano della Val Savaranche. Esatto. Cioè, strano, un calciatore di Val Savaranche, no? Sì. E poi ho iniziato a andare a giocare nelle Greville, che si chiamava ancora Emaville Gressan. Ho giocato qualche anno con loro e poi sono andato a Torino e ho fatto un provino con la Juventus, e già 8-9 anni. Di Juventino? Diciamo che ancora... Perché ci sono leggende metropolitane a Val Savaranche che non sì, hanno Juventino ma da piccolo. Perché mio padre tifa una squadra, mio nonno tifa una squadra, allora diciamo che io ero a metà. A metà. Essendo ti andato lì... Sì, essendo andato lì poi ho totalmente deciso. Juventino. Certo. E da lì... Curiosamente Juventino. Sì, sì. Da lì sono passati diciamo 10-11 anni e ho fatto le varie categorie e... Ho completato il mio percorso nel settore giovanile e sono riuscito anche a concluderlo con l'esordio con la prima squadra quest'anno. Raccontaci questa emozione. È stata un'emozione fantastica per me, perché è stato il coronamento di un sogno che avevo fin da piccolo, dalla prima volta in cui sono arrivato a Torino, e credo che sia un po' il sogno di tutti quelli bambini che giocano a calcio, e quindi è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Però ovviamente non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza dal quale andare avanti. Ecco, sembravi molto poco emozionato, molto concentrato sì, su quello che certo. stavi facendo, entrando in campo. Forse erano più preoccupati familiari, amici, fan, sì. i tanti fan che hai, e tu riesci a isolare le emozioni e... Sì, diciamo che quando entro in campo è come se mi trasformassi, perché mi sento me stesso quando sono in campo e cerco di non far prevalere le emozioni, cerco di fare ciò che devo fare al meglio, diciamo, divertendomi soprattutto. E continui anche a divertirti nonostante la pressione che c'è sui giocatori di Serie A? Certo, se non c'è il divertimento alla base credo che sia difficile andare avanti poi. Il motore di tutto è il divertimento e la passione, a mio parere. Quanto ti alleni? Ci alleniamo tanto ogni giorno e abbiamo la pausa estiva ovviamente di qualche settimana, però durante l'anno sono allenamenti duri ogni giorno qualche ora e per preparare al meglio le partite, diciamo. Certo. E come hai fatto a conciliare anche gli impegni diciamo della maturità di quest'anno sì, con sì. gli impegni calcistici? Quest'anno ho fatto la maturità, però l'ho fatta nella scuola Juventus College, che da qualche anno è stata l'hanno fatta apposta per noi giocatori, che per agevolarci, perché abbiamo il doppio impegno e spesso abbiamo delle trasferte difficoltose che ci impediscono di essere a scuola e di studiare, e quindi ci mandano i materiali via mail o con delle piattaforme digitali e ci permettono di poi svolgere le verifiche al meglio. Quest'anno ho fatto la maturità e è andata bene, perché... Lo sai già? Sì, sì, so anche il risultato. Diccelo. È 91 su 100. Grandissimo. Quindi è andata bene. Non solo nel calcio, ma nella scuola. Sì, ma è importante. Qual è il sogno futuro? Il sogno futuro è... continuare a fare ciò che mi piace, ciò che mi appassiona, ottenendo sempre risultati migliori. Sei molto determinato. Sì, sì, certo. Un tuo difetto? Il mio difetto forse che ci tengo troppo e certe volte sto male quando le cose non vanno bene, però ho imparato... Tutte bene? No, non sempre. E ho imparato a quando le cose vanno male, a trovare... la forza di ritirarsi su. Ci fai vedere qualcosa col pallone? Certo. Non si tiene solo in mano, no? No.
stato testimonial di una campagna importante. Sì. Ce la racconti? Ho partecipato a un video della Juventus dove era una campagna contro il razzismo e erano presenti anche altri giocatori. Io ero piccolo, quindi c'erano Marchisio, c'era Vidal, che sono dei giocatori comunque importanti, e mi hanno scelto per partecipare a quel video, e per me è sempre un motivo di orgoglio, anche perché poi cioè le cose che la Juventus mi permette di fare poi le porto dentro di me come insegnamenti nel futuro. Quindi è una cosa che hai sentito molto e che ti ha, sì, che sì, ha, sì, ti ha arricchito anche, certo, come persona. Senti, il tema del festival quest'anno è realtà e sogno, e adesso vorremmo che tu ti rivolgessi al pubblico del festival, sì, e magari dessi il tuo messaggio su questo tema. Il mio messaggio riguardo a realtà e sogno è ovviamente quello che ogni ragazzo, ogni bambino che pratica sport, ma non solo, ogni ragazzo che ha una passione e che cerca di fare il meglio nel suo campo deve inseguire il sogno, deve aspirare al massimo, ma senza esagerare, facendo le cose semplici, facendo ogni giorno, cercando di ottenere il meglio da se stessi. E io credo che avere una passione serve anche per vivere una vita migliore, perché ti poni degli obiettivi e quindi cerchi di soddisfarli, diciamo.